Eccoci. Eccolo, uno dei ritorni più attesi, quindi cosa ci puoi anticipare di questa tua nuova vita nella Suburra Eterna? Niente, lo sai, che non, hai non, fatto carriera, dai, non si anticipa. No, no, certo, scherzo. Dietro le quinte, No, Cirinaglia già nella terza aveva macinato chilometri. No, è al potere, è in cima, è il solito bersaglio mobile. Vogliono tutti accopparlo, Cirinaglia, magari succede in questa stagione, non si sa. E lui ha la sua cooperativa, tecnicamente non è più un politico. E proverà, questo si può dire, proverà a costruire il nuovo stadio. Il nuovo Colosseo, il nuovo stadio a Roma, no? Ci provano dal 1982. Stadio da Roma. E magari ci riesco io, beh sì, certo. E magari ci si riesce finalmente. Però niente, insomma, è uno che sopravvive, è il solito uomo di gomma. Insomma. Ma quale delle nuove new entry gli darà più filo da torcere? Se... Assolutamente, ce ne sono due. C'è Monsignor Cardinal Tronto, Federico Ceci, l'attore, bravissimo, e Bonatesta, Alyosha Massin. Che è questo politico zingaro, appunto, cioè che proprio, ecco, io, è una guerra continua tra una parte della Chiesa e una parte della politica. Lui politico in ascesa, piccolo politico in ascesa, e tutti vogliono fregarsi la mia idea dello stadio, diciamo. Ecco, quindi parliamo però anche delle differenze, no, fra la vecchia Suburra, sì, e questa nuova. È cambiato il regista, è cambiato buona parte del cast, anche proprio, è una serie diversa, possiamo dirlo. Ma no, assolutamente. Beh, l'iniezione, diciamo, il cast, ci sono sei personaggi nuovi almeno. E poi i vecchi dinosauri che siamo noi, ma è proprio tutto un nuovo mondo, sono tre anni dopo. La Suburra è eterna, appunto, Roma è eterna, i problemi eternamente sono gli stessi, ma non è che questa cosa deve spaventare o annoiare, perché comunque questo è una, secondo me è una serie che può essere fatta in eterno veramente, con un cast diverso ogni volta, tra 5 anni tutti nuovi, tra 10 anni tutti nuovi, un po' come hanno fatto con Fargo, no? Proprio perché è un luogo dell'anima. Anche perché lo possiamo dire, tanto Roma cambia tutto ma resta sempre uguale. Ma certo, purtroppo è così, lo sappiamo noi che siamo a Roma, cambia veramente poco, purtroppo, no? Comunque è difficile, insomma, che cambi qualcosa. È difficile, Roma non si governa, come diceva Cinaglia nella seconda stagione, ma al massimo si amministra. È vero. Ti manca un po', Cosa? I due duetti Quacquaroli erano qualcosa di... Ma il grande Fra, stasera l'ho visto, sì, è vero. Qua ci sono nuovi attori spettacolari e ci saranno duetti altrettanto interessanti, però beh, certo, Fra Quacquaroli e il Samurai era... Samurai, ma chi sono i Cinaglia oggi a Roma? C'è qualcuno che ti ha ispirato particolarmente? Chi sono i Cinaglia oggi a Roma? Beh, qualcuno sono... che ha ispirato. No, beh, io ti dico che comunque ce ne sono di Cinaglia a Roma, ce ne sono di personaggi un po' nell'ombra, no? E mica tutti quelli che gestiscono una cooperativa di decoro urbano, altro, cioè, però comunque lui rappresenta proprio queste figure un po' nell'ombra, queste figure che muovono i fili, che hanno potere, che muovono, che conoscono all'interno del Campidoglio le infiltrazioni, le cose, tutte cose che sappiamo, che abbiamo letto, e questo è un progetto che è andato sempre di pari passo con la realtà. Noi ne siamo rimasti stupiti ogni volta, dal film di Sollima in poi. Ogni fatto che succedeva, quando ci fu esplose, no? Appunto, il mondo di mezzo, quando ci fu proprio l'inchiesta e usciva Suburra, cioè tutto in contemporanea, sembrava che ci eravamo messi d'accordo, ma in realtà non è stato così, è che proprio... Perché se volentieri la realtà supera la fantasia. Sì. Comunque questa è una serie molto verosimile, diciamo, ecco. Grazie ragazzi. Un passaggio ai social. Esplorare il lato scuro? Io cerco di farlo quasi sempre con tutti i personaggi, mi diverto. Ma non significa niente, nel senso, può significare il fatto che comunque forse ce l'hanno tutti il nostro lato scuro, no? A diversi livelli, a diversi, insomma, si spera non come quello di Amedeo Cinaglia e non toccando quelle vette, insomma, altissime, però comunque ce l'hanno tutti un po' il lato scuro, secondo me. Quindi che può uscire o no, a seconda di quello che ti capita nella vita. Oppure se a capo hai un grande potere tra le mani e gestisci molto potere, che ne sai che come diventi, come ti comporti se hai tanto potere e tante persone che controlli. Anche questo è interessante, no? Senti, cosa pensi del rischio dei giovani di oggi di utilizzare questi personaggi? Si parla spesso di Suburra, Gomorra come esempi negativi.
No, 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 non ho mai creduto a questa cosa, può essere applicata a qualsiasi film, a qualsiasi argomento, a qualsiasi tipo di personaggio negativo. La letteratura cinematografica e la letteratura vera e propria è costellata da personaggi, tra virgolette, negativi che vengono raccontati non per essere emulati, ma per raccontare proprio aspetti della natura umana, insomma. Poi se c'è qualcuno matto che emula è il problema di chi lo vede in quel modo, purtroppo. Grazie. Grazie. Grazie.